Ecco, desidero rivolgere un augurio al popolo marsicano, a questo popolo che Dio mi ha consegnato per custodirlo nella fede, nella speranza e nella carità e che servo ormai da 10 anni. L'occasione degli auguri è la Pasqua. La Pasqua non è una data del calendario. La Pasqua non è la festa della primavera per un cristiano. La Pasqua è l'evento che ha cambiato e deve cambiare la storia dell'umanità. Ovviamente, questo grande evento rivoluzionario è affidato alla coscienza dei cristiani. Alla coscienza cioè di quanti dicono di credere in Gesù risorto. Ecco l'evento. L'evento che ho chiamato con il linguaggio di Papa Francesco rivoluzionario perché è destinato a rivoluzionare la storia, nella misura in cui ciascuno di noi fa accadere o riaccadere questo evento nella sua vita. L'evento è Cristo che ha vinto la morte, Cristo morto sul Calvario, risorto, cioè Cristo torna a vivere, ma torna a vivere e restituisce se stesso, non come reliquia del passato, ma come compagnia nella nostra vita oggi, perché Cristo è il vivente. Allora per un cristiano alla domanda ma Cristo dov'è? Le risposte sono tante, sono tante. Cristo è nel pane dell'Eucaristia, Cristo è nella sua parola, Cristo è nella sua Chiesa, ma ce n'è un'altra di risposta che tocca profondamente la nostra vita. Cristo è nel volto di ogni uomo, nel volto di ogni uomo nel suo volto. E immagini di Cristo, soprattutto se povero, abbandonato, scartato e sofferente. L'ha detto lui, l'ha detto lui, ero malato, siete venuti a visitarmi, ero straniero, mi avete accolto, ero affamato, mi avete dato da mangiare. Ecco quindi perché l'evento della Pasqua è chiamato a rivoluzionare coscienze, prassi di vita, scelte di vita. Perché siamo chiamati ad accogliere Gesù Cristo accogliendo il volto dell'altro, di ogni altro. E allora, qual è il mio augurio di Pasqua? Pur rivolgendomi a tutti, credenti, non credenti, diversamente credenti, ognuno gioca la sua vita, cioè se la gioca come vuole e come sceglie di farla. Il mio augurio di Pasqua è questo, che ciascuno di noi sappia vedere l'impronta di Cristo risorto sul volto di ogni uomo, perché toccando l'uomo, abbracciando l'uomo, asciugando le lacrime dell'uomo, io tocco Gesù Cristo oggi. Il mio augurio affinché il popolo della Marsica, un popolo che oggi ha bisogno di lavoro, c'è troppa scarsità di lavoro precario, lavoro nero, il lavoro, attraverso il lavoro passa la dignità delle famiglie, la dignità di ogni uomo, che il popolo marsicano sappia quotidianamente scrivere una sua antica storia, che è la storia dell'accoglienza, non è la storia del rifiuto e del respingimento. Un popolo solidale, un popolo fraterno, è un grande popolo, il popolo della Marsica, ma è chiamato oggi a scrivere una pagina nuova della sua storia. E da credente mi auguro con Cristo. Auguri.